Yolanda Zitz. Hello everyone, è mattina, diciamo che è presto, sono le... presto, voi sarete a scuola ovviamente, sono le 9 e un quarto e oggi inizia ufficialmente la mia giornata senza toccare slime. Ovviamente nei minuti, in quelle ore in cui non ci riprenderemo, perché stamattina dovremo anche praticamente andare a fare dei servizi. Daniele farà qualche storia per accertarvi che oggi non toccherò slime e inizio ufficialmente la mia giornata 24 ore senza toccarli. Voi non avete idea quanto sia difficile, lo so, sembra una stupidata, però vi assicuro che io che faccio slime praticamente dalla mattina alla sera, li faccio per lo shop, li faccio per i video, li faccio per tutto il resto. Vi posso assicurare che per me è davvero difficile questa sfida, questa challenge delle 24 ore senza slime, anche perché ce li ho lì, stanno lì gli slime, tutti quelli che io, anche lì, tutti quelli che io di solito ci gioco, a meno che non siano, diciamo, sciolti o altro. Va bene, ho portato, cioè, Daniele qui, perché così la questione sarà tutta più complicata, perché Daniele, se, io so che sarà cattivo, quindi toccherà gli slime, giocherà, io già lo so, e quindi sarà tutto Diavolo più tentatore. complicato. Vabbè, noi andiamo a fare colazione. Raga, stiamo facendo colazione e lì c'è la mia macchinetta per fare gli slime. Che non potrei Che usare. non potrò usare d'altronde oggi perché oggi dovevo fare anche gli slime per il restock, ma non posso perché non devo toccare gli slime. Mamma, lo sapevi che non devo toccare gli slime per 24 ore? No, cos'è sta novità? È una challenge che devo fare. Stiamo facendo colazione. Non lo so se ce la farò, quello è il problema. La mia tazza da life, che potete trovare sul mio sito www.yolandaswitz.it. Cereali. Daniele già sta facendo colazione. Raga, sarà dura. Voi non potete capire quanto sia tentata con là tutte le cose mie. Ragazzi, allora ve lo faccio solo vedere, ve lo giuro, non lo tocco. Questo è lo slime che ho fatto, e questo è di 30 kg. Non lo devo toccare, oddio. È uno slime di 30 kg. Intanto ho acceso la luce. Questo è uno slime di 30 kg fatto ieri, sì, perché voi questo video non so quando lo vedrete. Questo video qua lo vedrete sabato, mentre l'altro video dove faccio questo slime gigante penso che lo vedrete o lunedì o martedì. Adesso anche questo si deve assestare e non posso, praticamente non posso toccarlo, ragazzi. No, non posso toccarlo. Mi verrebbe da fare così, da schiacciare tutte le bolle, ma no. Posso, raghi, non posso. Adesso mi devo andare a fare lo shampoo perché devo uscire. Ragazzi, mi dovete credere. Vedere le storie dei ragazzi dello slime con Ita che giocano con gli slime. Ve lo giuro che non è bello, mi dovete credere. No. Io perché? Perché mi devo fare del male vedendo le storie degli altri che giocano con gli slime? Questa è una pagina americana. Perché? Cioè, lo so che sembra una... lo so, ragazzi, che sembra una stupidata, ma mi dovete credere, io che faccio sempre gli slime e che li tocco sempre e che ci gioco, è difficile per me. Ah, d'altronde, voi, quando ho detto ce la faccio a non toccare gli slime, tutti voi avete detto no, grazie che credete in me, io, vi voglio bene anch'io. E non posso nemmeno registrare i video, devo registrare i video che non includono gli slime. Stiamo registrando dei video per Daniele, cosa significa che Daniele molto presto aprirà un canale. Ebbene sì, quindi restate connessi anche su Instagram per sapere come si chiamerà il canale di Daniele. Raga, ho appena fatto la doccia e c'è Gino. La mia astinenza da slime è sempre più complicata. Sì, ho i capelli nella cosa. Io vi faccio vedere proprio tutto perché, raga, così bisogna essere veri. Bisogna far vedere tutto su YouTube. Bisogna far vedere la realtà dei fatti. Perché, sì, io ho i miei capelli così, struccata con Gino, il brufolino che mi fa compagnia. In questo video ci sarà una parola segreta insieme ad un'immagine segreta. Due cose in questo video. Quindi, per indovinare, sta scrivetemi. parlando col vetro. Sì, sto parlando col vetro. Scrivetemi sotto in un commento a che minuto compare la parola e l'immagine. Già so che Daniele oggi sarà cattivo, Ti quindi. lancerò gli slime addosso. Oh, per il momento sono passate 2 ore da quando mi sono svegliata. Sì, io già di solito quando mi sveglio vado a toccare gli slime che ho fatto il giorno prima. Ragazzi, questi sono i risultati di una persona che fa gli slime. Ieri sera ho fatto gli slime e
si è seccato sulla maglia buona. Non me ne ero accorta. Cioè, guardate qua, a voi succede? Non lo fate capitare, raga. Cioè, adesso si deve solo lavare sperando che si tolga. Ho provato anche con l'aceto, ma questo qua oramai già è secco, perché essendo che li ho fatti ieri sera, non si toglie. Vado. Raga, mi sto truccando, perché la mia giornata di non toccaggio di slime sta procedendo bene, quindi insomma ora mi trucco perché noi dobbiamo scendere e Daniele è ancora in pigiama, solo che non ve lo mostro perché ha vergogna, c'è mamma Silvia. Raga, il video di 24 ore senza toccare slime continua. Siamo usciti, siamo andati a fare un giro in banca, che giro, in banca, per... in banca, mannaggia, commercialista, banca, per le questioni finanziarie. Così perché Yolanda non pensa agli slime. Esatto. Ah, perché dovrei registrare pure i video, quindi questa cosa mi blocca proprio fisicamente. Ma non puoi fare i video slime? No, non posso fare. Cioè, io li posso fare. No, non posso fare niente. Forza, perché io non li posso toccare, quindi devi per forza farli tu. Ti tocca. E non ci rosicherai che li faccio io? Sì. Però li ho promesso e quindi non li devo fare. Va bene, raga, ci vediamo quando torniamo a casa. Eccomi. Ha preso io la fotocamera. Iole? Dove sei? Stavo andando in bagno. Perché? Vuoi vedere cosa faccio? Vieni qua. No. Allora, Yolanda, dovete sapere, ragazzi, Yolanda qua c'ha tutti gli slime suoi preferiti. E dici. Sono anche gelosa dei miei slime. Ed è molto gelosa, infatti non posso toccarli, ma lei oggi non può toccarli. Avevo preso uno slime, ma prendo quello che lei ama più di tutti, quello dedicato ad Ariana Grande, no, ragazzi. No, ci devo fare l'SMR. Mi dispiace. Come si chiama questo slime? Thank you next. Thank you, next, thank you, Yola. No, oh, in diretta, glielo rovino. No. Mantieni qua, dai, registrami. No. Raga, tu hai promesso ai tuoi follower di fare questa cosa della giornata. Che c'è? Oh, profuma di cupcake. Di cupcake, sì. Oh, dai. Guarda, Ariana Grande, lo slime dedicato a te. Allora, ragazzi, faccio il video nella storia. Cioè, la storia nel video. Esatto. Ragazzi, cioè, vedete, vi sto facendo la storia. Vedete, Daniele, quanto è cattivo che sta giocando con gli slime. Ma questo quale slime è? Lo slime di Ariana Grande me lo sta rovinando perché si stava assestando. Ciao. No, dai. Non può toccare slime? Io sì. Sì. No, raga, cioè, vedete che cattivo. Che bello questo. Ragazzi, no, è la live. Però, ragazzi, vi voglio far vedere. Non lo tocco, ve lo giuro. È bellissimo. Cioè, fai vedere quanto è perlato. No, guarda che bello. Mi viene da toccarlo. Tieni, basta. Se ti prendi in mente, tocco altri slime. Vieni. No, no, dai. Però, senti qua. La cosa che Yolanda più ama è scoppiare le bolle degli slime. Oggi toccherò tutti gli slime di Yolanda, no! Finalmente posso farlo. No, uè, l'hai sfiorato, non osare toccarlo. Quanto mi dà fastidio, oddio, basta. Perché Yolanda è gelosa dei suoi slime. Yolanda, che stai facendo? Daniele, sto mettendo i video su YouTube, sto mettendo le cose su YouTube qua. Perché l'unico modo per sfogarmi adesso mi metto per non pensare agli slime. Mi metto a montare i video, visto che non posso fare gli slime, non posso fare niente. Quindi io sono libero di andare nel tuo studio. Sì, ma non toccare gli slime del restock. Ah, vediamo. Yolina? Guarda che ti ha portato. C'è un profumo. Yolanda, senti le mie mani. Lo so, l'ho fatto io. Ma senti? Ho sentito. Guarda, tu vorresti toccarlo, ma non puoi. Perché? Vabbè, ragazzi, sono... Che ore sono? Le 14:36. Ok, noi abbiamo finito di mangiare da poco, quindi ci vediamo dopo perché... Devo fare gli slime. Bravo. Raga, oggi a casa mia c'è un bel casino. Per evitare che io tocchi slime, Daniele ha ben pensato di registrare dei video. Ma non dei video per il mio canale. Dei video per un canale speciale, ossia per il suo canale. Quindi restate aggiornati, restate connessi, perché molto presto vi sveleremo e vi diremo praticamente il nome del canale di Daniele, vi daremo i link e tutto. Quindi state connessi anche sul suo Instagram e il mio Instagram per scoprire il nome del canale di Daniele. Allora, ragazzi, abbiamo registrato... Oh, le luci! Abbiamo registrato... Questo l'ho fatto io. Questo l'ha fatto Daniele. Abbiamo registrato due video. Uno che è un video diverso al solito e un altro che è uno slime però fatto nel suo canale.
Mi raccomando, anzi, è un video molto particolare perché l'ha fatto solamente ascoltando la voce dei miei tutorial, l'ha fatto tutto lui, poi vedrete... E lei non ha toccato slime. Esatto, no. Poi anzi, vedrete... Yolanda. Adesso andiamo, io e Daniele, cioè io supervisiono, Daniele va a fare un po' di slime per il restock. Ah, quindi ragazzi, quelli che comprerete li ho fatti io. Quelli che comprerete li ha fatti Daniele. Sappiatelo, perché io... Quindi se fanno schifo dite colpe di Daniele. Se fanno schifo la colpa è sua. Allora ragazzi, siamo pronti. Questo è sempre il video dove non devo toccare slime. Esatto. Sempre il continuo. Sempre le 24 ore. Non finisce più. No, gli sto preparando la macchina a Daniele, la fedele macchina. La bimba. Perché qua c'è la lista degli slime. Eccoli qua. Io questo lo posso fare, mettere l'essenza. Sì, sì, sì. Tu non devi toccare slime. No, non devo toccare. Daniele deve aprire sia la Daiso sia la Model Magic. Potresti anche mantenerlo tu. Danny Boy! Danny Boy! You can't. Ciao! Ah, che la luce di... Dove eri quella notte? No, non sono stata La mia io. Giornata voglio che finisca qui. Il fatto che Daniele stia facendo gli slime stia facendo dei danni. Perché voi... Danni? Cioè, sì. Perché? Ragazzi, ve lo giuro. Tutto macchiato. Tutto macchiato. Oh, eccoli qua. Sì. Perfetti. Sì, vabbè. No. Questo è il birthday cake. Oh my god, ora. Decisamente, è molto molto peccato buono. Che non si senta per loro. E qua ci sta il... Red Velvet. Poi finiamo gli ultimi, cioè finisco gli ultimi. Esatto, Red Velvet, battery Red Velvet. E niente, poi ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo perché la serata continua. Ciao ragazzi, sono nella stanzetta delle cose belle, dove sono tutte le cose di Yolanda. Del merchandising, qua tutti gli slime da mandare, guardate quanti. Nel frattempo sono fatte le 8:15. Il tempo vola. Che c'è, Yoli? Che stai facendo? Niente, tu che stai facendo? No, facevo due passi. Due passi? Così? Io sto montando un video. Facevo due passi? No, no, questi no. No. Questo è il battery popcorn. No, questi no, questi sono del restock, non ti permettere. Nel frattempo Yolanda monti i video. Sì, perché sto montando un video che, visto che lei in realtà già questo qua già l'avete visto. Esatto, visto che non puoi toccare slime, lo faccio io? Io non lo tocco. Mamma mia. Poi hai capito che sono? Da che ora stai a toccare uno slime? Dalle 9. Dai, mi stamattina. Esauriente. Soprattutto, no, più che altro perché non... Raga, chiedete sapere che Yolanda, a parte per lavoro, lei lo slime lo usa proprio per antistress, sì, proprio per il proprio, che siccome sa c'ha 3000 cose da fare, lo slime lo usa proprio per... No, perché pure loro, per esempio, quando mi vedono che dicono, ma pure a mezzanotte, io mi metto a terra, mi metto a giocare, a volte faccio video su Instagram, ma tu a questo non ancora che giochi con gli slime? Sì, perché mi metto là, a volte quando mi vedo dei film, io mi metto a giocare. Ciao ragazzi, rieccomi. Abbiamo appena finito di cenare, Yolanda sta finendo di montare i video, che sono tanti, visto che questo weekend non ci saremo, e quindi sta montando video, e volevo farle uno scherzetto. Allora, cosa volevo fare? Vabbè, non ci fate caso, ora sono nello studio, e qua ci sta anche un pulsantino. Volevo fare, Yolanda mi ha sentito, volevo fare uno slime, non le dico niente, poi la chiamo e la faccio venire. Oddio, forse non ho sentito... E anda! Ma sei buono! No, sto parlando con i fan, non sto facendo niente. Non sto facendo niente! Ragazzi, sto facendo qualcosa. Guardate, sono allo studio, non sto facendo niente. Ma che fa freddo qua? Si gela. Che stai facendo qua? Yeah, vai a finire di l'angolo, niente, sto ripetendo un po'. Vai, vai, vai a finire di montare, vai, vai. Che hai fatto? Niente! No, non mi... No, Dani, non buttare a buschi! Non sto buttando niente! Stavo dicendo delle cose in video. Eccomi, raga. Ah, mi sono armato di tutto, non posso urlare che sennò Yolanda mi sente. Ecco qua ragazzi, l'ho finito. Ma la chiamo, ma la chiamo. Yola? Yole? Ui? C'è. No, io. No. Che c'è? Che stai facendo? No. Che hai fatto? Che... Hai ripigliato questo slime? Dove l'hai preso questo slime? Ma l'ho fatto io. L'hai fatto tu? Sì. No, raga. L'ho bisogno anche ripreso. Pura! Cioè, non vedi mai... rec, leggi la rec. Cioè, proprio padrone, proprio del calcio. Cioè, tu mo te ne stai proprio approfittando di questa No, giornata. Ma a parte ciò, ma
ho fatto uno slime. È vero, a parte che ti è venuto questo un miracolo. Cioè, raga, mi è venuto da Dio, no? È vero. Visto che oggi, cioè, quando non mi deve venire bene. Wow. Quando gli deve venire. Hai fatto un bubblegum. Ho fatto un bubblegum. Perché, ve lo giuro, perché sto sclerando male. Infatti, se la vedete, Yolanda, sto sclerando. No, sto facendo male. Tutto perché, ovviamente, avendo 300 cose da fare, anche gli slime per il sito, non poterli fare mi crea noia. Oggi che è giovedì, il giorno in cui sto registrando. Vabbè, ah, certo. Non vi ho fatto solo gli slime. No. Anzi, li ha fatti Daniele, al posto mio. Vabbè, ci vediamo nel caso dopo. Vabbè. È mattino seguente e io sono very happy perché oggi è venerdì. Facciamo vedere l'orario, in realtà è passato già un'ora da quando è finito tutto, però sono le 10:31, quindi io posso toccare gli slime. Sì, dove sono i miei piccoli? Oddio, oh ragazzi, guardate qua. Niente raga, allora, io spero tantissimo che questo video ovviamente vi sia piaciuto, che vi abbia divertito, perché per me 24 ore non toccare slime è stato veramente complicato e difficile, e credetemi, veramente, perché vi avevo fatto vedere anche nelle storie di Instagram che è stato difficile e non l'ho fatto, e va bene, grazie mille a tutti per aver visto questo video. Yolanda in pigiama vi augura buona giornata, voglio dirvi che vi voglio sempre bene e vi mando un bacio. Vi ricordo il mio sito www.yolandaswiss.it, che più tardi c'è un altro video alle ore 18. E niente, noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovo video. Bye!